mi hanno portato questo Mac che è tutto mezzo smontato. Soprattutto c'era la ventolina rotta, manca l'hard disk. E cosa potrei farci? Un upgrade, un qualcosa? No, perché comunque anche mettendoci Linux non mi serve più di tanto. Però forse un'idea ce l'avrei. Procedono i lavori con questo prototipo, con questa invenzione che sto tirando fuori dal vecchio Mac, che ancora non vi svelo cosa diventerà. Intanto dietro gli ho montato la scheda madre, l'hard disk, ma c'è un problema: non funzionano le porte USB. Ho tolto dallo slot mini PCI la scheda Wi-Fi, che in realtà non mi serve. Mi serve la connessione di rete momentaneamente, ma userò col cavo Ethernet. E al posto della scheda Wi-Fi metterò questa. È una schedina mini PCI con una porta USB. Ed ecco fatto! Completata! Dietro, vabbè, è così. Poi vedrò se coprirla magari con un pezzo di plexiglass, ma probabilmente lo lascerò così. E questo è il davanti. Ora andiamo a scoprire che cos'è. Anzi no, prima vi faccio vedere un attimo qualche dettaglio. Mi raccomando ragazzi, se il video è di vostro interesse mettete like e iscrivetevi al canale. A voi non costa niente e a me fa molto piacere. Grazie. Vediamo insieme un attimino come è composto. Ventola è una ventola a 12 volts che io alimento a 5, così gira lentamente e non fa rumore. Modulino da PCI Express a USB collegato a un hub in modo da avere più prese USB. Adesso c'è una schedina Wi-Fi, anche se diciamo che a lavoro completato non è così necessario averla. Le USB sono qua, ma sono quelle bruciate, quelle della scheda madre, per quello che ho aggiunto questo, come ho detto prima. Gli altoparlantini 1, 2, 3, perché il Mac ne ha uno centrale e due laterali. La pilettina del BIOS, dell'orologio. Questo è il modulo Bluetooth, ma non è collegato, perché in realtà il cavetto che alimentava questo l'ho usato per alimentare la ventola. E l'hard disk. Ed ecco qui, è una console da retro gaming con un sacco di emulatori. Si va dall'Atari al Commodore, Game Boy, il MAME, i classici videogiochi dei cabinati. Ne abbiamo veramente come piattaforme tantissime: Neo Geo, MSX, Nintendo, Super Nintendo, PC Engine, tantissime piattaforme in questa invenzione fatta da un vecchio Mac che doveva finire in discarica, insomma. Ragazzi, è fighissimo, ci sono un sacco di giochi della mia infanzia. Immaginatevi che tutti questi giochi e tutte queste console e computer che sono inserite, io da piccolo me le sognavo. Sì, magari un computer, una console ce l'avevo, ma non avevo tutti questi giochi. E quelli del MAME che erano al bar o nelle sale giochi, pagavamo ogni partita. Cioè ogni partita dovevo mettere una moneta per poi perdere abbastanza subito di solito, perché non era come adesso che si gioca tantissimo e si impara bene ogni videogioco. C'era solo qualche videogioco dove si riusciva a progredire tantissimo con una moneta. Immaginatevi che adesso in un affare del genere si possono avere tutti questi giochi insieme, tutti questi computer, tutti questi console. Un po' come tra magari 40 anni avere un tablet, un dispositivo, dove c'è una raccolta di tutti i giochi che ci sono adesso per PlayStation, PC, Xbox, tutto in uno. Immaginatevi, per quelli della mia generazione, cioè che roba stranissima che è. Devo dire che sono soddisfatto dell'aggiggio che ho fatto, e anche perché, vabbè, da dietro si vedono tutti i meccanismi, perché non gli ho fatto per adesso una copertura, poi vedrò, ma da davanti è proprio figo. Poi col pad della PS5 che si abbina anche il colore, cioè una figata, eh? Poi scrivetemi nei commenti secondo voi se è una cagata o no, insomma.